Roma, decimo appuntamento del roadshow di Enea sull'Italia in classe A per parlare di efficienza energetica nella nostra decima ed ultima tappa. Il Campidoglio, il centro di Roma, il luogo verso il quale tutti i cittadini del mondo vogliono venire e lo vengono a visitare. Ed è il luogo dove si svolgerà la decima tappa del nostro roadshow. Incontreremo cittadini, pubbliche amministrazioni. Con Diego Parassone andremo nel teatro dove gli studenti verranno ad apprendere, diciamo, i rudimenti dell'efficienza energetica per poi raccontarli delle famiglie a casa. E concluderemo la giornata sempre qui al Campidoglio con Claudio Strinati ed Antonio Disi, usando quel modo di dire che utilizziamo ormai da 10 tappe, che è attraverso l'energia della cultura che creiamo una cultura dell'energia. Di fronte alla grande sfida dei cambiamenti climatici, Roma Capitale ha deciso di elaborare un piano importante, il piano per l'energia sostenibile per il clima, che ha come obiettivo quello di ridurre del 40% entro il 2030 la produzione di CO2. Come farlo? Ma in primo luogo la prima risposta è quella dell'efficienza energetica, evitare gli sprechi negli edifici pubblici, evitarlo negli edifici privati e quindi individuare delle linee di azione che ci possano far ottenere un risultato che costituisce un vantaggio ambientale, un vantaggio economico e anche un risultato in termini di efficienza reale. Poi l'investimento per le risorse energetiche, lo sviluppo di risorse energetiche sostenibili nei settori che più contribuiscono alla produzione di CO2, il settore residenziale in primo luogo, il settore dei trasporti, ma anche altri settori che la Commissione europea ritiene volontari, di contributo volontario, come il settore dei rifiuti e soprattutto anche la forestazione urbana. La forestazione urbana contribuisce all'assorbimento della CO2 e la forestazione urbana, cioè il fatto di piantare alberi, costituisce un'altra sfida importante per un futuro sostenibile. Uno dei momenti a noi più cari del roadshow sull'efficienza energetica è sicuramente IX Factor, che è lo spettacolo dedicato agli studenti delle scuole superiori e interpretato magistralmente da Diego Parassole. Diego infatti è riuscito a portare i temi dell'ambiente, dell'efficienza energetica, dell'innovazione tecnologica in giro per l'Italia con un tono assolutamente innovativo per la pubblica amministrazione, che è a tratti umoristico, a tratti anticonvenzionale e a volte anche dissacrante, ma che è riuscito a stimolare gli studenti e a farli riflettere sul presente che li circonda e su quello che possono fare loro stessi per il futuro. L'ultima volta che mi è arrivata la bolletta della luce ho detto a mia moglie: basta, d'ora in poi spegni la luce per dormire. Mi fa: no, ho paura del buio. Ho detto: sì, ma io dall'ultima bolletta ho paura della luce. In questa tappa il talk di Claudio Strinati e Antonio Disi affronterà il binomio tra arte ed energia, mettendo in evidenza il tema della scultura. E come emblema avremo la storia della statua del Marco Aurelio. La statua del Marco Aurelio rappresenta, non soltanto in questa tappa, l'emblema di come il cambio comportamentale e culturale nel corso della storia ha portato a delle evoluzioni sia di pensiero che di tecnologia. Da raccordo tra Stato e Chiesa a statua umanizzata nell'era contemporanea, rappresenta in questa situazione come la ricerca scientifica e quella culturale insieme possono produrre un nuovo modo di pensare in una città che ingloba in sé identità storica ma anche innovazione tecnologica, quindi una città che va verso una rigenerazione urbana intelligente e sostenibile. Questo luogo straordinario, pensate, in questa piazza si immagina che fu il dio Saturno a guidare la prima colonia di esseri umani, dei greci guidati dal semidio Ercole, veramente un'energia potente che si tramanda dai secoli e che noi portiamo qui immaginando che l'efficienza energetica sia il proseguimento di una storia lunga e millenaria.